come sono andati gli eventi del centenario? Ma direi che l'abbiamo iniziato ovviamente l'anno scorso e chiudiamo i nostri festeggiamenti qui a Milano, perché è doveroso, in quanto Milano per noi rappresenta la seconda nostra città, dove la frequentiamo molto spesso, perché è la capitale del design, la capitale della moda, ma non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. E non solo questo, anche i nostri figli studiano qua a Milano, quindi io sono cittadino milanese, ho comprato anche una casa a Milano. E per me oggi Milano rappresenta un punto di sbocco per quanto riguarda tante opportunità che non solo i giovani ma anche le aziende trovano più facilmente. Quindi direi che è obbligatorio essere qui in Triennale, che è il tempio del design e dell'arte, a festeggiare e a chiudere i nostri 100 meravigliosi anni. Per chiudere le celebrazioni presentate il libro Guzzini, Infinito Design Italiano. Ce ne vuole parlare? Sì, diciamo che questo libro è nato attraverso un incontro che ho avuto un paio d'anni fa, circa un anno e mezzo fa, con Moreno Gentili, questo designer, giornalista, fotografo, che ci ha colpito perché ho voluto evitare di fare un libro noioso. Il nostro libro è molto colorato, è molto gioioso e poi è frutto anche di vari... è quello che volevo, di vari contributi a livello nazionale e internazionale di personaggi eccellenti che rappresentano un po' l'emblema del Made in Italy. Mi riferisco, non so, a Luca di Montezemolo, a Diego Della Valle, a Oscar Farinetti, che poi sarà qui oggi con noi, e a Professor Zaccai. E poi ci sono tanti pensieri di tanti amici e tanti designer. Per quanto riguarda l'andamento del settore del complemento d'arredo, come sta andando in questo periodo? Diciamo che quest'anno sarà un periodo ancora duro, i primi 6 mesi saranno molto duri perché c'è grande incertezza, dobbiamo guardare più ai mercati internazionali, quello che stiamo facendo noi e tante altre aziende, e lavorare più magari in alleanza, più in rete. Quindi diciamo che l'export rimane ancora importante in questo momento? L'export rimane la valvola di sfogo perché purtroppo in Italia non possiamo pensare di crescere. Per noi sarebbe già un ottimo risultato poter confermare le stesse performance dell'anno scorso sul mercato nazionale, e mentre cresceremo, e ne siamo convinti, sui mercati nordamericani, il mercato non solo, anche il Brasile, un mercato che sta reggendo bene, tutto il Far East, mercato dell'Est e Medio Oriente. Come avete chiuso il 2012 come fatturato e in percentuali l'Italia piuttosto che gli altri mercati? Il 2012 l'abbiamo chiuso, diciamo lo stiamo chiudendo, il preconsuntivo, con una diminuzione di fatturato del 10%, che è un buon risultato tenendo presente che l'Italia è arretrata quasi di un 15% e il mercato estero è riuscito a compensare una parte del peso dell'Italia, che rimane sopra al 55% purtroppo, quindi quello che oggi a noi pesa. Quindi strategie di sviluppo, oltre appunto a puntare ai mercati esteri? Da questa crisi si esce attraverso l'innovazione, che è fondamentale per qualsiasi azienda e soprattutto per noi. Noi presenteremo già delle innovazioni quest'anno, molto importanti, delle collezioni estremamente interessanti ed innovative dal punto di vista anche tecnologico. E oltre a questo direi incominciare a fare alleanza, a fare sinergie con aziende complementari del settore, cercando di poter esportare nel mondo il Made in Italy, e lo stiamo facendo con aziende di un certo standing, quindi dobbiamo noi fare un po' il sistema del Made in Italy, cercando di essere molto più forti sui mercati internazionali, e quindi questo significa che gli investimenti sono più facili da porre in essere, piuttosto che una singola azienda quando deve strutturarsi per fare una filiale o una struttura commerciale all'estero. Quanto è stata determinante per il successo della vostra azienda la tradizione familiare? Beh, diciamo che la nostra, non si sa dove inizia la famiglia, o non si sapeva dove iniziava la famiglia e dove incominciava l'azienda, perché di fatto era un tutt'uno. Poi nel tempo chiaramente abbiamo capito che cos'era l'impresa e come la famiglia avrebbe dovuto adattarsi all'impresa, alle esigenze dell'impresa, che poi le esigenze del mercato. Pertanto siamo stati
diciamo anticipatori di una certa tendenza, quelli di non essere più di tanti all'interno della stessa azienda e pertanto creare nuove imprese che in qualche modo desse spazio alla capacità imprenditoriale della famiglia, perlomeno metterci in prova sulla capacità imprenditoriale della famiglia. E così nascono dalla Fratelli Guzzini, che è l'azienda, la prima azienda di famiglia fondata dal nonno Enrico nel 1912, e nascono nel fine 50 la Harvey Creazioni, rami smaltati e apparecchi illuminazione di interni, disegnati da Gio Ponti, da Massoni, da Casati, da tanti design dell'epoca, e alla Teuco successivamente nel 72, per poi creare anche il settore dell'elettronica, il settore del composito, che è Telma e Gitronica. I sette figli di Mariano, con le loro rispettive famiglie, figli e pertanto miei nipoti, si sono distribuiti nelle aziende chi ha fatto scelta di fare vita d'impresa, pertanto attraverso un patto di famiglia che è un patto molto forte, molto a maglie strette noi lo chiamiamo, che si è evoluto nel tempo, ha dato a tutti l'opportunità, pertanto è un progetto direi importante e significativo che ha tracciato anche il futuro sostanzialmente di quelle che possono essere state le evoluzioni anche nel contesto nazionale e regionale e nazionale. Il nostro è stato uno dei primi regolamenti di famiglia fatti nel 1980, che anche lo studio Ambrosetti ha in qualche modo riconosciuto tra i primi a livello nazionale. E noi siamo riusciti a convivere insieme perché abbiamo appunto nei regolamenti i valori, le condizioni, il metodo della selezione e pertanto dell'inserimento in azienda, nei ruoli e quant'altro, ma dando anche spazio a nuove iniziative in cui la FIMAG, che è la nostra holding di famiglia, può entrare in partecipazione di minoranza per lanciare nuove imprese. E infatti abbiamo avuto diverse esperienze di questo tipo con il settore della moda, atelier di Monica Guzzini, oppure la Fillabo di Alessandro Guzzini e soci, in cui FIMAG è dentro, ce ne sono alcuni altri ancora che sta nascendo o altri che hanno fatto la scelta di fare, per esempio mio figlio, uno è un aziendalista e è nell'azienda, l'altro fa il fotografo, presenterà prossimamente un libro qui a Milano sui Masai Samburu. In questo momento in cui è molto importante il rapporto con l'estero, specialmente per le aziende italiane, quale consiglio può dare anche magari al mondo del design? Dunque, intanto è vero, la vera grande opportunità per l'Italia è l'estero. Noi dobbiamo tentare di raddoppiare le esportazioni nel giro di 3-4 anni, se vogliamo mettere in salvo questo paese. I punti sui quali dobbiamo puntare fortissimamente per l'estero sono le nostre vocazioni. Quindi, oltre all'agroalimentare di cui mi occupo, naturalmente il design e la moda. Il design del food, il design degli oggetti legati al mondo del food italiani hanno chance altrettanto grandi quanto il cibo. Questo rapporto tra contenuto e contenitori e oggetti che stanno vicino al cibo è meraviglioso e secondo me è molto facile vendere ai cittadini del mondo il cibo italiano e gli oggetti di design che gli sono congeniali.